Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e benvenuti nella Sky Factory 2. Allora signori, purtroppo, la terra Firmacraft se ne dovrà andare a quel paese. Perché ragazzi? Per il semplice motivo che un giorno... Ma io ho tolto la musica, perché c'è di nuovo la musica? Per il semplice motivo che un giorno, quando stavo registrando... non mi ricordo che cosa, forse la terrafirma oppure qualche altro modpack, mi sono accorto che la terrafirma è un modpack molto lento, quindi in qualità di YouTube non è che sia una cosa bellissima da fare, vuole molto progress off camera e poi non c'è granché da fare. Cioè, nel senso, se io avessi preso il Terra Firmacraft non moddato, cioè quello proprio vanilla, quello che va scaricato direttamente dal sito di Terra Firmacraft e non la versione della T-Launcher, praticamente non ci sarebbe stato molto da fare. Sì, ci sarebbe stato da fare qualcosa relativo alla Railcraft, ma tolto quello, che tra l'altro la Railcraft io non amo molto quella mod, ma non per altro, non è che mi sta antipatica o qualcosa di questo tipo, semplicemente perché la Railcraft mi serve giusto per qualche cosina e poi basta, non la uso per altro, mentre tutte le altre mod che magari mi piacciono e le volevo utilizzare all'interno del terrafirma, sarebbe stato anche bello poterle utilizzare all'interno del terrafirma, non c'erano. La Thermal, l'Industrial Craft, per esempio. Potevo anche lasciar perdere la Thermal, ma l'Industrial Craft, cazzo, non fai una mod relativa al terrafirma. Lo so che è difficile, perché fare le mod in relazione alla terrafirma non è una cosa semplice. Però, diciamo che fai la Railcraft e non fai l'Industrial Craft. Cioè, l'Industrial Craft sarebbe stato molto più utile farla rispetto alla Railcraft. Invece no. Hanno fatto la Railcraft e l'Industrial Craft, ma vabbè, dettagli. E quindi ci troviamo in sostituzione nella Sky Factory 2, questo modpack molto conosciuto e molto usato da molti youtuber all'interno di YouTube, e come per esempio Marcus Kron ha fatto la Sky Factory 1 e la 2 insieme a Surreal Power, se non sbaglio, e poi l'ha fatta anche Mnemonic81, e poi altri youtuber che magari non conosco l'hanno lo stesso fatta. Abbiamo un achievement book che sinceramente non ho molta voglia di seguire, perché ho già tre serie con un quest book, no, in realtà ne ho solo due, non mi ricordo, forse due o tre, e praticamente non, sì, ci sono degli obiettivi da fare, magari li controlleremo ogni tanto, vediamo che cosa abbiamo fatto e basta, e poi vedremo. In ogni caso, in cosa consiste la Sky Factory? Per chi non la conosce, ovviamente. La Sky Factory siamo noi in un Skyblock World, come può essere la Be Happy, per esempio, con un solo albero, sopra un cubo di dirt, e è tutto qui. Questo è tutto quello che abbiamo. Ma come faremo ad ottenere i nostri materiali, come per esempio il ferro, l'oro, il copper e tutto il resto dei materiali? Semplice, ex nylo. L'ex nylo l'abbiamo intravista con la l'abbiamo vista e stravista insieme nella Desertcraft 2, dove praticamente tramite la Moon Turf, la Moon Dust, la Moon qualcosa ottenevamo moltissimi materiali. Poi tra l'altro ragazzi c'è un'altra mod molto utile in questo modpack, che è la Vein Miner, che praticamente ci consente di distruggere tutti i blocchi quando facciamo shift, di distruggere tutti i blocchi simili con lo strumento appropriato. Ovviamente non possiamo farlo per esempio se giusto, è vero che non c'ho la mine, e vabbè sti cazzi. Per esempio io posso distruggere un blocco di legna con le mani, quindi avendo un Silkworm in mano posso shiftare, cliccare col sinistro e distruggere tutti i blocchi di legna per ottenerli. Perfetto, tra l'altro stavo anche per perdere il modpack adesso, appena iniziato, perché praticamente sono stato anche culone e ho ottenuto un sapling. Se non l'avessi ottenuto avrei dovuto cominciare di nuovo il modpack.
Perché ragazzi, cercate di ottenere sempre, di avere sempre da parte almeno un sapling. Perché mettete che sbagliate, fate qualche cazzata, però avete un sapling e potete... E porca puttana! Non riesco a mettere bene questa slab, grazie. E mettete che magari tipo perdete o cadete giù e perdete tutti gli oggetti che avete con voi nell'inventario. In questo modo, con un sapling a vostra disposizione, potrete ricominciare tutto da capo, senza ovviamente togliere gli oggetti che magari avete salvato all'interno delle chest e cose di questo tipo. Quindi adesso, perché io sto usando le slab? Per il semplice motivo che nelle slab, per chi ovviamente non lo sa, non spawnano i mob. Infatti, allora, stiamo attenti sempre con shift. E soprattutto, se usate shift per mettere le slab, non fate la cazzata di toglierli. Cioè, se tipo io sbagliavo, la mettevo sopra, quindi tipo magari la volevo togliere per metterla a fianco, non premete shift e tagliate la slab, perché vi toglierà tutto il resto delle slab la Vminer. Quindi state attenti anche come utilizzate la Vminer. Un'altra piccola dinamica aggiunta nella Sky Factory 2: se noi shiftiamo vicino a un albero, un arboscello, un sapling, gli diamo l'effetto di bone meal. Ora qua c'è scritto twerk perché c'è la resource pack, la texture pack della Sky Factory, e quindi mi esce twerk, come se sto twerkando nell'albero. E praticamente in questo modo possiamo bombilizzare un albero praticamente a gratis. È sicuramente più lento che non utilizzando il bombil stesso, però sti cazzi ragazzi, contate che è totalmente gratuito, quindi ci permette di ottenere veramente quantità di legna molto più velocemente rispetto al normale, rispetto che ovviamente aspettare che cresca da solo. Quindi facciamoci un po' di legna ragazzi e continuiamo col gameplay. Ah, tra l'altro ragazzi, mi stavo dimenticando, prima ho craftato il crook, che si crafta semplicemente con 4 stick messi in questo modo o comunque dall'altra parte nella crafting table. Ora, a cosa serve il crook? Praticamente ci serve per ottenere molti più sapling rispetto al normale, cosa che ci servirà sicuramente all'interno della Sky Factory. Inoltre il crook ci dà una possibilità di droppare questi silkworm, che ci serviranno appunto per ottenere le nostre string e quindi farmare anche la nostra lana, eccetera eccetera. Questo diciamo che è il metodo base della Sky Factory per fare la lana. Poi più avanti ovviamente potremo fare farm più avanzate, in modo che le string riusciamo a farle in modo molto più semplice di questo con le piante. Ah, più tardi. Allora ragazzi, una delle cose essenziali che dovremo fare sulla Sky Factory all'inizio del gameplay sarà questo oggettuccio qui. Allora, innanzitutto ci facciamo un po' di legno, un po' di slab, e poi facciamo due di questi oggetti qui. Perché due? In realtà ne potremmo fare anche di più, però, anzi, facciamone tre, ora che ci penso, perché poi vedremo il motivo. 1, 2, 3. Poi vabbè, la legna è praticamente qualcosa che possiamo farmare gratis, quindi non ci sarà alcun problema. Allora, facciamo 1, 2 e 3. Ora, sopra uno di questi Oak Barrel, questo non fatelo ragazzi, io non so per quale motivo ho provato a fare una cosa del... Ma perché non mi fa mettere... Ah, ok. Non capivo perché non mi facesse mettere la cosa sopra, la slab sopra. Ok, prendiamoci quel pezzo di legna. Allora, questi barrel servono per molti motivi. Il primo e l'essenziale è quello della raccolta dell'acqua. Il secondo, che è essenziale quanto il primo, è quello di craftare la terra. Come? Mettendo semplicemente tutte le cose che si possono compostare, cioè decomporre, all'interno di questo oak barrel qui. Per esempio gli oak sapling, 8 di questi mi daranno un blocco di dirt dopo un bel po', come vedete sopra c'è scritto composting, e quando arriverà al 100% terremo
la nostra dirt. Ora, se noi osserviamo le foglie all'interno di questo hot barrel, tenderanno prima dal verde fino al marrone, a diventare marrone, del colore della dirt praticamente. E quando pioverà potremo comunque collezionare dell'acqua all'interno di questi oak barrel, poi con un secchio venire, raccoglierla e fare la fonte infinita d'acqua di Minecraft Vanilla, molto semplice. Tra l'altro ragazzi, in questa Skyfactory 2 c'è la Draconic Evolution. Io non lo sapevo, perché praticamente nelle vecchie versioni di Minecraft, della Skyfactory, non c'era la Draconic Evolution, anche perché non c'era proprio come mod. È il Draconium Mod Dust, Powder Draconium Sand, ok, dall'Endstone, praticamente, Crushed Endstone, questo lo faccio dall'Endstone. L'Endstone si può fare tramite la Magical Crop. Ragazzi, quanto cazzo mi mancava la Magical Crop! Una delle mod più OP di tutto Minecraft, però mi mancava troppo. Ci sono diversi modi per fare l'Endstone. Il metodo più semplice, che è quello ufficiale, si può dire, della Skyfactory, è quello di utilizzare una glowstone sopra un stone barrel pieno di lava. Poi vedremo. Mi sembra forse sì, perché con la redstone ci dava la netherrack, mentre con la glowstone ci dava l'endstone, se non mi ricordo male. Poi, se mi ricordo male, potete comunque fucilarmi, non è un problema. Parte gli scherzi. Aumentare, mettere altra dirt in modo che crescano altri alberi è sempre una buona cosa. Qua mettiamo gli altri sapling che ci restano. Ricordatevi sempre ragazzi, un sapling. Fate, cazzo, non ho legna per fare una chest. Vabbè, non dovremmo comunque perderli. Ora facciamo crescere questi alberi. Ok ragazzi, abbiamo fatto i nostri primi due cubi di dirt e li abbiamo messi a fianco a quello iniziale, mettendo altri due hot sapling uno a fianco all'altro. Perché uno a fianco all'altro? Per il semplice motivo che con la vein miner possiamo minarli, tagliarli molto più velocemente rispetto a normale. Per esempio, anziché tagliarli uno a uno, li tagliamo tutti assieme con un colpo solo. Basterà mettergli un pezzo di tronco in modo da attaccare tutti i tronchi d'albero, diciamo, l'uno all'altro, e potremo tagliarlo tutto di seguito, tutto in un colpo solo. Ora vediamo se sto facendo altra dirt. No, purtroppo no. Adesso ragazzi, mi aspetta un bel po' di farming, quindi ci vediamo alla prossima puntata della Skyfactory 2, sperando che la serie vi possa interessare. E ovviamente ragazzi, la prossima volta che registrerò avrò un bel po' di legna messa da parte, in modo che potremo già iniziare a fare qualcosina di interessante, come speriamo un generatore di cobblestone. Poi vedremo ragazzi, alla prossima.